fatto per alcuni versi il mondo dello sport dal punto di vista fiscale gode già di un'attenzione da parte dello Stato che pochi altri paesi in Europa hanno, e questo va detto, o in qualche modo risponde a delle esigenze specifiche. Mi riferisco in particolare al trattamento tributario delle attività sportive e dilettantistiche, che da un lato ha risolto un problema che è quello dell'erogazione di prestazioni lavorative all'interno del mondo dello sport, dall'altro ha creato un mercato di disadattati nel lavoro che non trovano risposte ad aspetti di natura previdenziale e comunque ad aspetti di natura di equità sociale, se così vogliamo. Va messo mano a questo aspetto, perché oggi tutti i compensi relativi alle prestazioni di carattere sportivo e tattistico rispondono sotto il profilo scala dei redditi diversi. Non ci sono ricadute previdenziali, non ci sono aspetti che in qualche modo possono migliorare il lavoro del prestatore d'opera, ma che però anche in questo caso io mi rendo conto che ogni volta che si parla di interventi normativi in campo sportivo ci si riconduce sempre allo stesso aspetto, necessitano di trasformazioni culturali. Sapete oggi cosa avviene all'interno del mondo dello sport per quello che riguarda la crescita di una corrente di pensiero che possa andare verso il rispetto dei diritti dei lavoratori? Sapete cosa avviene in Italia? Che questa sensazione, questa sensibilità c'è più nel mondo datoriale, nel mondo dei datori di lavoro in campo sportivo, che sanno che hanno in mano una bomba sociale piuttosto che presso i prestatori d'opera, che anche attraverso qualche piccolo escamotaggio di natura contabile sono comunque contenti di portare a casa i 10.000 euro e non sono tassabili in alcun modo. Avviene nel mondo dello sport esattamente il contrario di quello che avviene nel mondo del lavoro. Sono i lavoratori che si preoccupano dei diritti e non i datori di lavoro. Noi dobbiamo invertire questa tendenza. Fino a quando culturalmente non riusciremo ad invertire questa tendenza, il problema sarà sempre lo stesso. E il mondo dello sport verrà vissuto come anche una forma di elusione fiscale. Dobbiamo far emergere questo mondo, fa fatica ad emergere. È un mondo che ancora è legato a certe logiche, l'ha battuta su tutte. E in parte ancora il mondo dello sport è così perché è legato a queste logiche. Io una decina d'anni fa parlavo col presidente del CONI dell'epoca, anzi col segretario generale, gli facevo riferimento a questo grande calderone del mondo dello sport all'interno del quale c'erano prestazioni di lavoro, prestazioni in nero, un sommerso incredibile che comunque dava risposte, perché dava risposte. Io ho detto: segretario, lo vogliamo alzare il coperchio del sapente? Dice: per carità di Dio, se alzi il coperchio del sapente la si blocca tutto lo sport italiano. E noi non riusciremo, era una consapevolezza che rispettabile, perché comunque il servizio veniva erogato. Ad oggi comunque il mondo dello sport risponde ancora a queste logiche. Dal punto di vista delle detrazioni fiscali esiste anche la possibilità di detrarre sino a 200 euro l'anno per somme investite nell'attività sportiva di livello giovanile, ma vanno fatti dei passi avanti ancora, perché solo attraverso il raggiungimento di quote sensibili noi possiamo dare delle risposte a queste esigenze di carattere pratico che quotidianamente mettono in difficoltà le nostre associazioni sportive, che come lei ha ben sottolineato sono quelle che di fatto suppliscono alle carenze pubbliche, perché sono loro che erano il servizio, e quindi solo attraverso il sostegno a questo tipo di attività noi potremmo effettivamente dare delle risposte concrete.